Vinci con noi è un'associazione che ormai lavora da 9 anni, no? Appunto, per creare con danza, calcio, quindi attività sportive, no? E coinvolgere i ragazzi e le persone. Ci sono stati effettivamente dei cambiamenti, hai visto effettivamente anche da parte, penso proprio delle strutture politiche, quindi in generale dei cambiamenti, oppure. Allora, io devo dire che vorrei condividere con voi la considerazione che lo sport aiuta tantissimo le persone con disabilità, ma veramente tanto, probabilmente anche di più delle persone a sviluppo neurotipico, perché non solo fa raggiungere il benessere psicofisico, ma anche funge da ponte per l'ottenimento dell'inclusione sociale, soprattutto quando si imposta in maniera inclusiva, quindi si fa il calcio inclusivo, il nuoto inclusivo, con il gruppo dei pari, progetti che noi facciamo e che sono, diciamo, la nostra più grande ambizione, posso dire il nostro fiore all'occhiello. Io in questi anni ho visto muoversi tutto un po' a rilento, sicuramente a livello istituzionale, mentre invece ho visto un bel fermento a livello delle associazioni, però dei passi in avanti sono stati fatti, soprattutto nel comprendere quanto sia importante lo sport, e lo slogan meno farmaci più sport, insomma, la dice lunga, immagino. Quindi questo sicuramente sì, ho visto un bel progresso, ma siamo molto molto lontani da poter immaginare di aver centrato degli obiettivi. C'è tanto da fare. E soprattutto bisogna lavorare molto sulla mentalità, e questo si deve fare a partire dalle scuole, si deve fare nelle aule scolastiche, con i bambini, con i ragazzi in età evolutiva, perché bisogna abituare i nostri ragazzi all'accoglienza e al rispetto della diversità. Quindi bisogna proprio aiutarli attraverso una vita comunitaria nelle aule scolastiche che sia volta alla valorizzazione di tutti, attraverso un lavoro veramente del co-working, della sinergia. Ecco, la reintroduzione dell'educazione civica come studio nelle classi scolastiche può fungere proprio da trampolino di lancio per tutto questo, ma non deve essere solo uno studio sui libri, sulle pagine dei libri. Deve essere proprio una pratica, deve diventare una prassi, un habitus sociale. Aiutare il compagno, spingergli la carrozzina, aiutarlo in un momento di difficoltà, non perché il professore mi sta guardando e faccio la bella figura, ma perché lo sento io e so che facendo questo non faccio del bene solo a lui, ma anche a me. Con la tua associazione avete realizzato uno spot, un cortometraggio, poi dovrebbe arrivare, speriamo presto, anche un film. Ti va di raccontarmi un po' come nasce Pin Mica Scemo e qual è l'obiettivo di questo cortometraggio, di questo spot? Molto volentieri. La storia è una storia molto bella, molto semplice in realtà, che parte all'incirca 6 anni fa da un incontro fortuito in una manifestazione che parlava di sport, benessere e anche disabilità. E in quella circostanza ci conoscemmo. Mingo conobbe i nostri bambini, noi conoscemmo lui, e da quel momento in poi è avvenuto una specie di adozione reciproca. Perché i bambini e tutto il nostro mondo esercitarono un fascino straordinario su di lui, e la sua sensibilità, la sua attenzione, il modo in cui proprio intraprese un percorso di conoscenza della nostra condizione, del nostro modo di vivere, anche di affrontare il percorso dell'autismo a livello familiare, è stato da noi molto apprezzato, al punto che poi è partita questa splendida idea di far conoscere a tutto il resto della società cosa viviamo noi e cosa vivono i nostri ragazzi, anche alla luce del fatto che è una condizione purtroppo che accomuna tante persone al mondo, già che ne nasce uno ogni più o meno 70 con questa sindrome. Per cui è davvero urgente farla conoscere agli altri, perché prima ci sarà questa cultura della conoscenza, prima verrà l'accoglienza e l'interazione sociale.
Tu leggevo nel press book legato appunto a Pin, Mica Scemo, dici ci definiscono, ci chiamano Madri Coraggio, ma non dovete chiamarci Madri Coraggio. Perché ci tieni appunto a dare questa definizione, cioè a mettere in chiaro questo? Perché spontaneamente, no, in effetti uno dice guarda, che forza che hanno, che tempra che hanno i genitori appunto per affrontare, no, un percorso come questo. Ma io ho molto rispetto del ruolo della genitorialità, sia della mamma che del padre, che per me sono due figure intercambiabili e profondamente importanti nella vita dei loro figli. E nel caso di persone che nascono con una diagnosi, con una disabilità come l'autismo, sono fondamentali entrambe come figura ed è importante che la coppia genitoriale resti unita nell'affrontare tutto quello che l'autismo comporta. Non, peraltro non si parla più di persona autistica, ma di famiglia autistica. Io credo che tutte le mamme vivano con i loro figli dei momenti difficili e che ogni giorno debbano veramente trovare fare ricorso a tutta l'energia, la pazienza e l'amore di cui dispongono per fronteggiare le vicende della vita a cui i figli come dire, li espongono. Quindi dire che noi siamo delle mamme più coraggiose di altre, io non lo ritengo giusto nei confronti degli altri, perché più noi segnaliamo le differenze. E più queste differenze agli occhi degli altri non spariranno mai. Siamo madri come tante altre, abbiamo dei figli che hanno l'autismo, tante altre hanno dei figli che hanno l'iperattività, piuttosto che dei figli che sono svogliati a scuola o altri che sono mezzi genialoidi e non vengono compresi. Cioè, ognuno di noi nella sua vita, nel suo percorso di vita, secondo me, trova degli ostacoli e quindi è giusto avere rispetto proprio del ruolo della madre in sé. Ecco perché a me, io non amo parlare di madre coraggio. Il coraggio ce l'abbiamo tutti nell'affrontare la vita quotidiana e tutti i genitori abbiamo le stesse paure per i nostri figli. Probabilmente, ripeto, noi ne abbiamo qualcuna in più perché i nostri figli hanno meno strumenti per affrontare la società. Però il coraggio che abbiamo noi lo hanno tutte le altre mamme, anche di persone a sviluppo neurotipico. Anche la mamma, mi viene di pensare, la mamma di una persona che ha la dipendenza dalla droga, dall'alcol, dalla ludopatia o da altri cattivi comportamenti, no? Ha delle difficoltà e anche lei deve ricorrere a tutto l'amore che ha, il coraggio per poter aiutare il proprio figlio ad essere un punto di riferimento. Quindi io davvero. Tante volte quando sento parlare della disabilità sento dei termini che non voglio dire che mi creano un disagio psicologico, ma nei quali comunque io non mi riconosco, come appunto quello di mamma coraggio, di persone speciali. Siamo tutti originali, siamo tutti belli per quello che siamo, unici per come siamo, perché ognuno di noi è un esempio di vita e già per questo è un esempio di bellezza e quindi è giusto rispettarlo. Qual è la difficoltà maggiore che tu ti sei accorta, non solo vive tuo figlio, ma anche tu in qualità di mamma? Cioè, qual è il momento più difficile in cui hai detto, ah, ok, vedi, la società pensa questo, manca questo? Qual è stato il momento più difficoltoso? Allora, intanto io vorrei un po' sfatare il mito che creano molti genitori che quando ne parlano un po' con gli occhi innamorati dei genitori e quindi dicono: ah, è tutto meraviglioso, questi ragazzi ci rendono migliori, ci danno la possibilità di guardare la realtà con lenti diverse perché finalmente riassaporiamo la bellezza delle cose semplici. Tutto vero, però è anche tanto vero che l'altra faccia della medaglia è doversi scontrare quotidianamente con una serie di difficoltà. Difficoltà legate non solo al nostro ruolo di genitori, ma anche a poi fungere da ponte tra i nostri figli e la società. La prima grande difficoltà che io ho incontrato, e che lo dico perché l'ho condivisa questa riflessione con gli altri genitori, è quando abbiamo ricevuto la diagnosi. Perché
perché questa diagnosi viene emessa in Italia in maniera certa quando la persona compie l'età dei 3 anni. Prima non è possibile avere la diagnosi di spettro autistico. In quel momento, oltre il dolore di apprendere che il proprio figlio vive una condizione purtroppo di neuropatologia, lo sconforto di vedersi un po' soli, perché purtroppo i numeri, ripeto, sono veramente grandi e quindi il sistema sanitario non riesce ad accogliere subito tutti i pazienti nell'ambito delle cure riabilitative. Per cui si entra in liste d'attesa, ci si sente soli, sconfortati, ci si sente ripetere che è importante la tempestività dell'intervento terapeutico, però intanto si è in una lista di attesa e quindi tutto questo naturalmente è molto doloroso. Poi, sai, nel tempo abbiamo anche capito che questo disturbo è un disturbo per ricchi, perché chi ha la possibilità di affrontarlo, perché ha delle risorse economiche maggiori, può naturalmente rivolgersi anche ai privati, che naturalmente sono più veloci nel prendere in carico i bambini, ma che però chiaramente ti presentano poi una condizione, diciamo, una richiesta economica che non tutti possono fronteggiare. Quindi questo. Poi il secondo momento abbastanza traumatico è l'inserimento nella comunità scolastica, perché ahimè molti di noi molti altri no, però la gran parte si è imbattuto in una condizione dove purtroppo il personale scolastico è abbastanza impreparato, soprattutto quando parliamo di casi molto severi, oppure per contro di casi borderline. Paradossalmente, quelli che sono ad un livello intermedio sono più semplici da gestire, mentre i casi di maggiore severità, quindi bambini che presentano più comportamenti barriera alla socialità e alla comunicazione e quindi sono anche un pochino, diciamo, più compromessi dall'autismo, hanno il cosiddetto livello di severità 3, e i casi invece borderline, con livello 1, sono quelli che creano maggiore problematica agli insegnanti. E quindi lì poi ci si scontra con una serie di problematiche varie che davvero alle volte chiediscono infinitamente, come vedere il bigliettino di compleanno, l'invito di compleanno, passare sotto il naso del tuo bambino ma non fermarsi mai, perché lui è considerato uno che alle feste di compleanno può dare fastidio, può rovinare la festa. Quindi, insomma, siamo molto lontani dall'inclusione di cui tanto si parla, l'inclusione sociale. C'è tanto cammino da fare. Quindi questi sono i due momenti, secondo me, che noi abbiamo sofferto di più. E in ultimo devo dire, se mi permetti di completare, il pensiero del futuro, perché è chiaro che finché i ragazzi sono piccolini, ci siamo noi, riusciamo a non fargli mancare nulla e a dargli la dignità, di una vita dove appunto non gli manca nulla, meno che mai l'amore, l'affetto e le esperienze. Il problema è quando poi diventano grandi, perché purtroppo, quando finiscono il tempo della scuola, loro non si sa cosa fargli fare e se devono entrare nei centri, devono entrare sotto cura farmacologica obbligatoria. E quindi è questo il grande problema per il quale con Mingo poi abbiamo incominciato a pensare, di far calare i riflettori, la lente di ingrandimento, passando al setaccio la condizione dell'adulto, di cui nessuno parla. Finché sono piccolini è più semplice, ma quando raggiungono la maggiore età e ci si imbatte in grosse problematiche, perché davvero non sappiamo come far trascorrere le loro giornate e molte volte i genitori, soprattutto quando lavorano, devono iscriverli, devono mandarli in questi centri dove, ripeto ancora una volta, la frequentazione prevede la condizione sine qua non di una cura farmacologica. E quindi di lì una serie di conseguenze ovviamente terribili, perché non ci sono dei farmaci per l'autismo, ma vengono presi in prestito dal mondo dell'epilessia. E quindi sono farmaci neurolettici che naturalmente creano assuefazione, per cui poi si aumentano sempre di più le dosi, si va incontro ad una serie di problematiche di altra tipologia. L'altro grande tabù è quello della sessualità, quindi poi vengono inibiti a livello sessuale con altri farmaci. E insomma, davvero i problemi sono tanti, fino al pensiero quando noi non ci saremo più, cosa accadrà? È il cosiddetto dopo di noi. Quindi finché ci siamo noi tutto va bene, però quando poi la famiglia non c'è e i fratelli, i cosiddetti sibling, se ne devono occupare, le cose diventano più complicate,
E quindi naturalmente, insomma, questo pensiero ti tormenta al punto che ti deruba del sonno notturno, devo dire la verità, soprattutto per i genitori che hanno i figli già un po' più grandicelli. Qual è appunto il modo giusto di relazionarsi? Perché a volte uno vuole essere gentile per paura, magari in realtà sbaglia. Questa domanda è bellissima, complimenti. Allora, non esiste un modo giusto, così come non esiste la patente per essere genitori perfetti, per essere fratelli perfetti, per fare le cose nella perfezione, quando di mezzo ci sono i rapporti e le relazioni, perché entrano in gioco delle persone portatrici di un mondo tutto loro. L'unica cosa che posso dire è l'autenticità, essere autentici, essere se stessi, non fare nulla forzatamente. Se si ha voglia di avvicinarli e di avere degli scambi, se questo avviene con autenticità e con veramente il desiderio di avvicinarsi, tutto verrà semplice, non c'è una regola da seguire. Quello che non va fatto è forzare, avvicinarsi perché magari gli altri si aspettano che io lo faccia, perché poi i ragazzi lo comprendono, loro proprio hanno una sorta di sesto senso, una sensibilità particolare e si rendono perfettamente conto delle persone che sono finte o delle persone che hanno paura. E questa condizione li sballa, uso volutamente questo termine, li sballa quando si accorgono che di fronte hanno una persona che ha paura, quella paura ha un effetto pazzesco su di loro. Possono diventare scostanti, possono ribellarsi, possono scappare via, possono diventare anche violenti in alcuni casi. La paura è un'emozione che loro riconoscono moltissimo, l'ansia e la paura, e quindi poi non riescono a reggerla nella persona che hanno di fronte, quindi poi evitano il contatto oppure hanno delle relazioni importanti. Quindi quello che serve è l'autenticità, essere tranquilli, sereni, non avere paura, perché tante volte ce li hanno presentati come persone talmente bizzarre da poter anche fare male agli altri, avere dei comportamenti di autolesionismo, ma anche di eteroviolenza. Non è così, non è così. Tolti alcuni casi estremi, non è così, sono persone amorevoli, meravigliose, simpatiche. Ripeto, non si può fare dell'erba tutto il fascio perché poi ci sono casi particolari, però Certo. nel momento in cui ci si accosta a loro con autenticità, con rispetto, con gli occhi sinceri, loro lo sanno riconoscere e si prestano alla relazione, a modo loro, ma si prestano.